Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi è il primo dopo la pausa estiva e spero che le vostre vacanze siano state piacevoli come le mie, dove ho approfittato veramente per riposarmi e per godermi un po' il mare a pieno quest'anno. Vacanze che tra l'altro sono state molto lunghe per me, come non mi succedeva veramente, penso, da quando sono bambina. Comunque, ormai sono finite e abbiamo ripreso la nostra vita di tutti i giorni e quindi sono pronta e carichissima per cominciare questo, diciamo, nuovo anno creativo insieme a voi. Il video di oggi sarà un video relativamente breve perché non volevo iniziare con qualcosa di molto complicato, anche perché non ho proprio avuto il tempo materiale per preparare niente di troppo elaborato. Infatti sono tornata dalle vacanze, quindi ho utilizzato per fare quello che adesso vi farò vedere solo ed esclusivamente quello che avevo in casa. Quindi ho utilizzato ritagli dei vari miei kit digitali che avevo. E tra l'altro in questo video nello specifico non vi metterò un link ad un pacchetto digitale particolare, ma vi lascio in descrizione il link al mio negozio dove trovate i miei pacchetti digitali, perché ho usato veramente di tutto un po' per fare quello che adesso vi farò vedere. Praticamente ho creato del materiale che mi servirà per realizzare un Jan Journal che era già da un po' che avevo intenzione di fare, ma non avevo mai avuto il tempo, e quindi ho cominciato con il fare un po' di materiale da attaccare poi sulle pagine e adesso ve lo mostro. Dopodiché faremo insieme una tasca che mi sembra carina, che potete utilizzare sia per il Jan Journal sia che chiaramente per gli album scrapbooking, come meglio preferite. E allora vi faccio vedere nello specifico un po' di cose che ho fatto. Allora, come vi ho detto, ho utilizzato vari pacchetti digitali, quindi adesso non sto a farvi vedere tutti i pacchetti, perché tanto, insomma, li ho fatti vedere in altri video, non vi voglio far perdere tempo. Però se voi andate nel link del negozio li troverete tutti e vedrete i pacchetti con i disegni che vedrete adesso sulle varie tasche. Qua nello specifico non ho fatto nient'altro che realizzare una busta con della carta bianca, vedete che poi ho passato con il distress e vintage foto, e poi ho utilizzato un foglio del mio pacchetto con i fiori sulla tonalità del blu per decorarlo. Ho aggiunto semplicemente poi dei punto luce, questi strass che ho utilizzato dappertutto per rendere un po' coerente tutti gli abbellimenti, visto che andranno sullo stesso junk. Poi ho fatto delle cartellette dove anche qui trovate sempre particolari dei miei kit digitali. Qui ci sono i fiori e altre cosine che ho ritagliato. Diciamo che sono tutti nello stesso formato, ma con caratteristiche diverse. Questo è un centrino però di carta che trovate nel mio kit pizzi, centrini e pizzi pregiati. Vi faccio vedere tutti questi che sono simili. Anche qua ho utilizzato gli stessi strass. Vedete, questo è molto semplice. Qui ho attaccato della semplice carta a righe per poter scrivere. Queste fanno parte del kit di etichette con delle frasi positive che trovate sempre nel negozio, che ho usato qua e là per decorare un po' di particolari. Questi sono i fiori che si possono ritagliare e incollare, l'ho fatto già vedere in altri video in vari modi. Anzi, nel lavoro di oggi vi farò vedere come realizzarli, perché ho deciso di inserirne un paio. Allora, questo è praticamente una bustina. Vi faccio vedere la bustina di partenza, che era una semplice bustina di questo tipo, così, che ho trasformato in questo modo. Qui ho inserito un fermacampione con questi due particolari per chiudere. Qua vedete, ho attaccato una delle mie etichette. Idem questa
è un'etichetta, mentre per la parte superiore, per questo dischetto semplice, ho utilizzato semplicemente uno stencil e il Distress Vintage Photo. E questo è un altro particolare di un mio kit digitale, che mi piaceva come tonalità di verde. Anche questa base verde che di velluto, che rimane tinta unita ma molto bella, fa parte del kit Pizzi e Centrini Pregiati. I soliti strass che richiamano gli altri lavori. Poi, allora, nello specifico vi faccio vedere, ho utilizzato due tasche che verranno poi, vi faccio vedere, adesso io non li ho ancora attaccate, però immaginate questa la pagina, andranno attaccate in questo modo, in modo che poi all'interno possiamo andare ad inserire quello che più ci piace. Allora, queste due paginette, cioè queste due tasche che ho realizzato, sono speculari ma sono fatte nello stesso modo, sono semplicissime da fare, infatti non è di questo che farò il video perché le potete veramente realizzare in un batter d'occhio. Praticamente sono, vi faccio vedere così avete un riferimento, questo è un kit di queste pagine di libro decorate, in questo nello specifico quello con vari tipi di uccellini, che io cosa ho fatto? Ho ritagliato semplicemente, dopodiché ho piegato un angolo in questo modo e non l'ho ritagliato, ma l'ho proprio incollato in modo da dare un pochino più di spessore alla parte in cui andrò a inserire quello che mi interessa sul Gian Journal e poi l'ho semplicemente decorata. Vedete, qui ho utilizzato del nastro di tela, le mie solite etichettine, anche qua sotto. Questa è decorata in questo modo e invece questo ho messo del pizzo, una etichetta del kit che ho spessorato con del cartoncino in modo da permettermi di mettere sotto il pizzo in modo che rimanesse a livello. Questo è del Gros Rosso, sempre recuperi che come me ne avrete tantissimi. E poi qui per abbellire, vedete, ho utilizzato questi angoli che mi avete visto utilizzare diverse volte, sia per fermare le buste che come angoli negli album, che trovo molto versatili. E all'interno non ho fatto nient'altro che tagliare tre pezzettini di Gros e carta per realizzare questo motivo così, un po' particolare, un po' carino, per decorare ulteriormente la tasca. E poi ho fatto ancora questa tasca, che è quella di cui adesso vi farò vedere la realizzazione. Vedete che è fatta in questo modo, con delle pagine di libro. Questa è di nuovo un'etichetta del mio kit, in cui ho pinzato semplicemente del nastro qui di tela. E poi l'ho decorata con pizzi, carta timbrata, queste sono delle farfalline di legno e ancora con delle scritte del kit delle etichette, sempre con i soliti strass di riferimento che accomunano tutti gli abbellimenti. Ora vi ho fatto vedere un po' quello che ho cominciato a preparare per questo Gian Journal che ho intenzione di fare e vi faccio vedere velocemente come ho realizzato questa tasca, che mi sembra una cosa carina e a seconda poi della carta con cui la realizzate va benissimo sia per un junk che per un album, che per abbellire una Midori, quello che mi viene in mente. Per realizzare la mia tasca partiamo da due semplici pagine di libro. Andiamo a fare un piego in questo modo, semplicemente teniamo di riferimento la nostra parte liscia del libro e ora partiamo facciamo lo stesso così dall'altro lato, in modo da trovarci semplicemente in questa situazione. Fatto ciò, andiamo ad incollare, a sovrapporre le due pagine.
E lo facciamo. Allora, intanto andiamo a chiudere i triangoli in questo modo, semplicemente così, perché questo ci dà la finitura e ci crea un minimo di spessore che va benissimo visto che le pagine del libro sono molto sottili. Quindi facciamo proprio velocissimamente questo lavoro qui, così. Ok, e fatto questo, andiamo a sovrapporre le nostre pagine e ad unirle con la colla. Volendo, possiamo anche lasciare aperta questa parte per infilare, per creare un'ulteriore tasca, ma io in questo caso ho deciso di chiudere con la colla tutta la mia tasca. Quindi comincio a mettere un po' di colla qui così. La larghezza la potete decidere voi, perché potete farla più o meno stretta, come preferite. Io ho deciso di lasciarla così e adesso vado a finire in questo modo. Metto ancora un po' di colla e la chiudo. Questo è un passaggio molto veloce ed è solo un primo passaggio, tanto dovremo poi andare ad inserire la carta scrap. Allora, dunque, prendiamo per fare la base della nostra tasca, ho deciso di utilizzare questo che è un foglio del mio kit di velluto rosa. Dovrebbe essere nel kit di Pizzi e Centrini, Centrini e Pizzi Pregiati, e vado a praticamente incollare la mia struttura che ho creato con i fogli di libro sulla sua base, chiaramente lasciando tutta la parte vuota per poter inserire quello che preferiamo, per cui vado a mettere la colla così solo sul bordo, in questo modo, ok, e vado ad incollarla. Volendo si potrebbe direttamente incollare, saltare questo passaggio e incollarla direttamente sulla pagina del junk, ma io preferisco fare questo passaggio perché mi rimane una tasca un po' più corposa, perché le pagine del libro sono sempre troppo sottili. Invece in questo modo praticamente io ho il supporto della mia carta che ho stampato sul cartoncino da 200 grammi, quindi ha una bella consistenza e mi diventa un'ottima base. Ora non mi resta nient'altro che andare a tagliare la parte in eccedenza e lo faccio direttamente con la mia taglierina, perché vedete che così è una cosa velocissima. Quindi via. E poi andiamo anche a tagliare la parte in eccedenza sopra. Guardate che è un attimo, vedete che abbiamo creato la nostra tasca con le pagine di libro e la mia carta rosa. Dopodiché non ci resta nient'altro che decorarla. Allora, io per decorarla ho deciso di utilizzare questo pizzo di carta che fa parte del kit Pizzi e Centrini, dove trovate sia la base che vedete il pizzo che si trova sulla stessa base che ho utilizzato per fare l'interno, e pensavo di andarlo ad incollare in questo modo. Quindi taglierei qui, posso anche tagliare direttamente qua come fosse un pizzo vero proprio, quindi così andiamo a tagliare in questo modo qua, perfetto, e lo vado ad incollare qui sul mio supporto e vediamo un po' se mi piace. Potrebbe anche essere un'idea metterne un altro qua, oppure anche no, direi di no.
lascio solo questo. Quindi lo vado ad incollare. Questo, in questo caso, ho utilizzato, io ce l'avevo già stampato perché vi dico non ho avuto tempo di stampare, ma è andata bene così perché questo pizzo, questo qua, l'ho praticamente stampato su una semplice carta da fotocopia. Quindi è stampato su una carta da 80 grammi, che va giusto bene perché in questo caso mi rimane più morbido e non ho bisogno di spessore. Per cui va benissimo così. Quindi attacco il mio pizzo, questa parte la giro dietro, tanto non ci serve, in questo modo qui così. Ok. Ora, questo è un altro foglio del mio kit. Vado a tagliare una striscia sottile da mettere qui, quindi stiamo proprio parlando di una cosa minima. Vi faccio un segno, vedete, proprio senza tanto non è importante che sia perfettissima, tagliamo ancora al bordo, così. Ok. E ancora un pelino troppo. Devo toglierne ancora proprio un pezzettino perché mi va a coprire così. Non voglio che mi copra. Ok, così ci siamo. Perfetto. Vado ad incollare. Ok. Incolliamo qui sul bordo. Perfetto. Mettiamo la colla fino al bordo qui. Tagliamo l'eccedenza, ok. Ora, allora, prendo il mio kit, dunque, non li ho preparati, vediamo un po', perché qui ho tutti i vari kit dei miei. Eccolo qua, questo è il kit delle etichette, quindi scegliamo qualche etichetta che possa andar bene. Diciamo ne mettiamo due, quindi anche tre ce ne stanno, sì, possiamo metterne anche tre volendo. No, ne metto solo due, ok, così. Due etichettine, magari le passiamo meglio con il distress, così, ok, risaltano un po' di più, sia una che l'altra. Già che ci sono, passo un po' di distress anche intorno a tutta la mia tasca. Perché l'effetto, lo sapete, chi mi segue mi piace da matti, quindi io lo passo praticamente dappertutto. Allora, andiamo ad incollare le etichettine. Una e due, quindi facciamo così. Ne mettiamo una qui. Ok. E una qui. Questa etichette sono molto versatili, ne trovate nel kit, ne trovate di tutte le dimensioni, con varie frasi, grandi, piccole, così potete veramente utilizzarle in tantissimi lavori.
Dopodiché vado a preparare dei fiori, quelli del kit dove ci sono tutti questi fiori da ritagliare nei vari colori che si prestano poi bene per varie tonalità, per fare varie cose. Vi faccio vedere come prepararli, che è una cosa veramente veloce, veloce, veloce. L'ho già fatta vedere in altri video, ma si fa talmente in fretta che io, come vi dicevo, non ho avuto il tempo di prepararle, quindi faccio che farlo adesso insieme a voi. Quindi, questi sono i fiori che ho già ritagliato. Togliamo le foglioline. Allora, praticamente vado a lavorare il mio fiore così in modo da renderlo concavo, che è una cosa che si fa veramente in un attimo. Quindi lo faccio su tutti e tre i miei fiorellini di carta qua. Anche in questo caso, per esempio, il fiore l'ho stampato su della carta 120 grammi. Quindi rimane comunque sottile, nel senso che si lavora facilmente, non è un problema piegarlo un attimo, rimangono più sottili e sono più facili da. Si lavorano veramente in un attimo. Ok? E adesso non mi resta nient'altro che andarli ad incollare uno sull'altro. Vedrete che in un attimo, comunque, l'effetto tridimensionale è molto carino. Ci aiutiamo sempre con questo per incollarlo così. Ok, e poi vado subito, così non me lo dimentico, ad aggiungere uno di questi strass adesivi al centro. Così è praticamente già finito. Mi si incolla le dita, vediamo se ce la faccio. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. E quindi voi vedete che il nostro fiorellino è pronto veramente in un attimo. Allora, pensavo di andare ad attaccare uno qui e poi ne possiamo mettere anche uno più piccolino qui di fianco. Quindi velocissimamente stessa cosa, questo lo facciamo solo con due fiorellini perché in realtà sono quelli che avevo, vi dico, non ho avuto neanche il tempo di ritagliare, però anche due vedrete che comunque l'effetto è carino, quindi sono sufficienti. Vedete, anche solo con due viene carino. Anche qui andiamo a mettere lo strass al centro. Così. Ok. Perfetto. E lo andiamo a montare qua vicino. Ora prenderei anche le foglioline che ho ritagliato sempre dallo stesso kit, che danno volume anche al fiore, e andiamo ad incollare il tutto. Ne ho persa una, no, l'ho ritrovata, perfetto. Quindi queste qua io le metterei così. Allora, facciamo in questo modo, incolliamo prima il fiore più grande. Direi qui il fiore più piccolo qui di fianco, così mettiamo vicini in modo che rimanga un po' di, non da farlo troppo spesso perché sennò poi crea troppo volume, ma così va bene. E adesso andiamo ad attaccare le foglie, mettiamo la colla solo sulla punta e le andiamo a bloccare così, in questo modo qua, in modo che la parte finale rimanga un pochino sollevata, che è più bella.
da più volume. Eccoci. E poi ne mettiamo ancora qua sotto. Una messa storta, sì, così mi piace di più, e due. Ok, considerate che è carta, quindi in un attimo si incolla tutto. Guardate l'effetto dei fiori, che carini, così. Quindi abbiamo creato la nostra tasca in questo modo, vedete che. E all'interno metterei semplicemente, questo è uno delle etichette, aspettate che voglio chiudere la colla perché sennò si secca. Eccoci. Allora, passo un attimo il distress anche su questo, così. Questa, ripeto, dicevo, è una delle etichette del kit a frasi positive. Fatta, l'ho semplicemente ritagliata. Questa è fatta su carta un po' più spessa da 200 grammi, perché così volendo qua dietro si può anche incollare qualcosa. E vado semplicemente a pinzare così del nastro. Faccio proprio una pinzata perché mi piace l'idea di avere così. Ecco, vedete, in questo modo. E la inseriamo all'interno della nostra taschina. Come avete visto, è una cosa semplice, 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 però rimane carina per abbellire una pagina o di un junk o di un album o di quello che preferite. Come vi avevo anticipato, il video di oggi è stato un video molto, molto semplice. Se avete piacere di guardare i kit digitali con cui ho realizzato il tutto, guardate nell'info box perché vi lascerò il link al mio negozio dove li troverete tutti. E come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un abbraccio, ciao!